Voglio raccontarti una cosa. Quando ero in marina, facevamo sempre le manovre. No, un momento, un giorno... aspetta un momento. Cosa è successo? È successo nel 57. Allora, dicevo... Veramente non mi risulta che ci sia stata una guerra nel 1957. No, ma non è affatto necessario che ci sia una guerra per essere in pericolo. No, scusa, scusa un secondo. Dove erano queste manovre? Eravamo alle Bermude. Allora, dicevo, un Russell, giorno, mentre facevamo le manovre al largo delle Bermude... No, ma scusate no, un momento. Sbagliato eravamo, carta, cioè, guardate che non è affatto necessario che io abbia fatto la... Hai detto che ti saresti assentato un attimo, invece sono passati 20 minuti, figliolo. Sì, lo so, non voglio più giocare. Perché? Che è successo? Io ho ascoltato le vostre storie di guerra e voi non volete ascoltare le mie storie di marina. Tu, torniamo a giocare a carte. No, ho detto che non voglio più giocare, visto che non volete ascoltare la mia storia. Facciamo così, noi ascoltiamo la tua storia e tu torni in cucina a finire la partita, ok? Ok. Spero almeno che sia decente. Allora, stavamo facendo le manovre ed erano manovre serie di una certa importanza. Ciao! Ehi, hey, Vanessa! Com'è andata? Benissimo, non sono mai caduta. È un po' difficile cadere con due angeli custodi. Scusate, dov'è mio nipote? Oh, l'abbiamo accompagnato a casa. I tempi sono cambiati. Quando ero giovane io, le ragazze uscivano con un ragazzo alla volta. Anche quando ero giovane io. Comunque non era un appuntamento con due ragazzi, era una specie di riunione. Sì, tant'è vero che si riuniscono ancora fra una settimana. Ma davvero? Certo, siccome ci siamo divertiti, ci vediamo anche venerdì prossimo. A proposito, devo cominciare a pensare al vestito. Denise, vuoi aiutarmi? D'accordo, ma stavolta sceglierò un solo completo per te. Ok, vorrà dire che mi metterò quello. Brava. Se mi piace. Buonanotte. 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 Ciao. Congratulazioni, Russell. Hai davvero delle belle nipoti. Grazie. E io chi sono? Lei, signore, è un pessimo giocatore di pinnacolo. Avanti, signori, rimettiamoci a giocare. Sì, sì, certo. Giusto. No, 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 sedetevi tutti. Non ho ancora finito la mia storia. Credevo che avessi finito. Non ho neanche cominciato. Allora, ero su una nave e stavamo facendo delle manovre molto importanti. L'ha già detto, al largo delle Bermude. Esatto, eravamo al largo delle Bermude. Dunque, io ero nella mia cuccetta, quando a un tratto sento suonare l'allarme generale. Si era sviluppato un grave incendio nel compartimento Z-421. Santo cielo, un incendio a bordo è veramente pericoloso. Sì, ma non si trattava di un vero incendio, era soltanto un allarme antincendio. Insomma, si trattava di un'esercitazione. Scusa, allora... aspetta, non era vero. Ma no, non era un vero incendio, ma era sempre pericoloso, perché vedi, sentite, in quel compartimento signori, perché c'erano dei candelotti di dinamite lungo il che fiume. Potevano anche esplodere. Adesso, il compartimento Z è questo qui. Qui c'è il comandante e io invece sono nella mia cuccetta mezzo addormentato. Allora... appena suona l'allarme, mi alzo e vado subito nel compartimento. Avanti!